Siete andati a votare? Sì. In modo convinto? Convintissimo. Cosa spera per la nostra regione? Io spero che cambi qualche cosa, perché noi comunque qua abbiamo bisogno di lavoro, di opere, non di stupidaggini, di chiacchiere. Le chiacchiere se le porta il vento. Interventi sul posto, per tutti, opere, scuole. Cosa spera con il nuovo presidente della regione Abruzzo? Beh, spero che comunque sia vicino alle esigenze dei cittadini e dei giovani e degli studenti anche. Qual è la prima cosa che dovrebbe fare il nuovo presidente? Tutti ci auguriamo un cambiamento, soprattutto. Lavoro sicuramente, che ne so, strutture, salute, sanità, pensioni, commercio. Soprattutto per noi il turismo, perché le possibilità ci sono e chiunque viene da fuori si innamora dell'Abruzzo. Io spero poco perché sono quasi tutti analfabeti. Politicamente parlando, immagino. Ovviamente anche sul piano culturale, professionale, eccetera. Vedo che proprio la politica non ci crede proprio più. No, io non ci credo, è la politica che è degradata in modo impressionante. Se lei fosse il presidente della regione, la prima cosa che farebbe per l'Abruzzo? Ma sicuramente lo regionale, beh, io penso anche il lavoro, quella è la prima cosa. Io lavoro, grazie a Dio, però penso anche a chi non ce l'ha adesso il lavoro, quindi non è facile. In Abruzzo innanzitutto ci dovrebbe essere aiutare un po' i commercianti, aiutare le piccole aziende. Avete votato? Sì, io sì, lei non è italiana, quindi non vota. Di dov'è, posso chiedergli? All'Ucraina. Ma io sono un po' pessimista come al solito, perché sono un po' leopardiano, per cui non credo che ci siano molti cambiamenti. Le piace l'Abruzzo? Certo, certo. Italia è bellissima. Spasiba. Spasiba da svidaglia. Niente, sto. Buon lavoro. Ciao.